La RUFA è il contenitore, la RUFA è lo scenario, i docenti sono coloro che tracciano il percorso, che segnano le tappe, ma i veri protagonisti sono gli studenti. La RUFA deve lasciare che gli studenti prendano la scena affinché il talento, le capacità, le peculiarità di ognuno di loro possa prendere tutto lo spazio disponibile all'interno di un contenitore che li formerà e che li porterà progressivamente verso la piena espressione del loro talento e delle loro capacità. Credo che l'Accademia in genere sia una specie di palestra, per cui il ruolo dei docenti diventa fondamentale perché sono un po' come degli allenatori che devono potenziare il materiale umano con cui si trovano a dover lavorare. Il ruolo del docente, secondo me, è quello di incoraggiarli ad esprimersi sempre. Se loro non imparano ad esprimersi, è impossibile per noi capire che cosa c'è dietro, capire che cosa hanno dentro e capire quali sono le reali potenzialità di ciascuno di loro. In questa università loro hanno un'offerta più vasta, hanno la possibilità di studiare pittura, scultura, fotografia, di formarsi a 360 gradi. Il concetto di contaminazione per me è quello più importante, perché oggi è importante andare a rompere tutto quello che sia confine. Quindi confine creativo, confine geografico, nel mondo di oggi non deve esistere. Quindi ecco che le professionalità si intrecciano, le collaborazioni, la contaminazione tra varie discipline è sempre più evidente ed è con questo spirito che abbiamo scritto i nuovi programmi RUFA. Io sono per un'università più pragmatica, meno accademica e soprattutto più contemporanea. Oggi un giovane deve capire subito che ci si deve rapportare con dei clienti. Senza clienti non ci stanno i lavori. Sto cercando di abituare i ragazzi a capire che tipi di clienti esistono, come vengono gestiti. Molti di questi ragazzi poi vengono a fare l'apprendistato da me per cercare di vedere dal vivo che cos'è il mondo del lavoro. Perché oggi il passaggio tra lo studio e il lavoro è molto difficile, ma credo che la RUFA su questo sia molto all'avanguardia. Diamo continuamente degli stimoli facendoli partecipare a dei concorsi, a volte proponendo una serie di attività legate a workshop o a incontri con artisti, perché l'arte è fatta di scambio. In un'accademia questo credo sia pane quotidiano. Negli ultimi anni RUFA ha avviato delle partnership proficue, collaborando anche a grandi eventi culturali. Per grandi eventi culturali intendo soprattutto i festival di carattere multiforme. Qui a Roma c'è lo Spring Attitude Festival, che è un festival dedicato alla musica elettronica, alla new media art e alla sound art, di cui sono co-director, e dallo scorso anno abbiamo creato questa partnership con RUFA, dando vita a una nuova sezione che ci ha permesso di organizzare dei workshop sul rapporto tra arti visive e suono. L'Accademia deve insegnare a trovare uno stile personale, a sviluppare una visione del mondo, che poi è quella che abbiamo di noi stessi. Quello che si richiede ai ragazzi è di avere delle idee chiare, molta determinazione e molto coraggio nel portare avanti i propri progetti. E una delle prime cose che insegniamo nei nostri corsi è quella di non mollare, non abbandonare un progetto che ci appassiona, perché se ci si crede fino in fondo, poi alla fine ci si riesce a realizzarlo anche se si parte da zero. I nostri studenti sono tutti portatori di un granello di creatività, di talento, che poi sta a noi coltivare e far crescere come una piantina. Se nel loro rapporto con l'Accademia sono riusciti a far germogliare e a rafforzare questo granello, vengono fuori degli alberi splendidi. Erano già lì, il nostro compito è solo appunto custodirli e farli crescere.